sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Ben ritrovati con A Tutto Campo il Meglio, questa settimana collocazione oraria modificata, si è appena conclusa la gara tra Napoli e Udinese con tutto lo speciale in onda su Udinese Channel. Saremo in onda quindi in via straordinaria non solo nei consueti appuntamenti delle repliche del venerdì e del sabato, ma anche domani venerdì appunto alle 22.45. Puntata che però non mancherà di temi e servizi per approfondire la giornata dilettantistica, la seconda di ritorno, e ci avviciniamo quindi alla terza. Guardiamo naturalmente al prossimo weekend dilettantistico, un approfondimento che lo facciamo con un nostro amico opinionista, giornalista, che è Nicola Angeli. Eccolo qua. Ciao Nick. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Ben ritrovato nei nostri studi per parlare insieme a noi di calcio dilettanti, non di Serie A in questo caso. A Tutto Campo, il meglio della settimana. Parto con la copertina, Nicola, che è dedicata ad una squadra ed in particolare a un giocatore, che poi ci introduce a quello che è forse l'argomento principale, quello che ha espresso la seconda di ritorno. Allora ce la vediamo e poi ne discutiamo insieme con Nicola Angeli. Copertina. Una parata ti salva la vita. Metaforicamente parlando, l'UFM deve tanto sì ai suoi bomber, ma anche al suo portiere. Uno di quei pochi che fanno i punti e a fine anno li puoi contare. Michele Contento è ormai un simbolo di Monfalcone, non solo per le sue parate impressionanti, ma per quel suo essere semplicemente Michele. Uno che si emoziona e piange per la sua squadra. Lo fece a Rocco quando perse lo scontro diretto in Eccellenza, per poi vincerla. Lo fece a Maggio quando al Boito si sgretolò la Serie D. Poi Michele, però, è uno che dispensa spesso sorrisi. Uno che nel gruppo fa la differenza, perché fa gruppo. E poi ci sono le sue parate, mai scontate. Ad esempio quella Santa Croce col Vesna e domenica in casa con la Manzanese. Il Monfalcone è stato rappresentato in Acampora, oggi in Godeas, ma in questo momento il Monfalcone, primo in classifica, è anche contento, in ogni senso. È facile, non sono scontate le parate di Contento. Nicola, un po' scontato il mio finale, il mio titolo, UFM, Monfalcone, primo e contento. Giusto dire così, perché il tema era innanzitutto che ha riguadagnato il primo posto dopo appena una settimana, a suon di gol, ma anche grazie alle parate di questo signore che insomma è forse tra i top della categoria. È sicuramente tra i portieri più rappresentativi, più continui della categoria. Questa è una parata super, da livello diciamo anche superiore rispetto a quello che è l'Eccellenza. Ricordiamo, sempre trasmessa da voi, da FVG Sport Channel, la partita con il Vesna a Santa Croce, dove comunque regalò un'altra parata di altissimo livello che rimane un po' nell'immaginario, no? A fine anno, quando si ricostruiranno le immagini più significative della stagione, sarà difficile scegliere quali fra queste due parate di Contento inserire nel film del 2014-2015. UFM che ritrova il primato. Non sorprende, insomma, si sa che è una squadra costruita per ambire al passaggio di categoria, per riprendersi quella categoria che è stata persa in malo modo la scorsa stagione. Sorprende chiaramente il fatto che il primo posto dell'UFM sia in concorso con la sconfitta del Ceres Muzzana in casa con l'ISM Gradisca. Questo sorprende, insomma, sì, sorprende. Se non altro nelle proporzioni sorprende la sconfitta, più che nel risultato, che ogni tanto una sorpresa può capitare. Insomma, certo, può capitare che anche queste grandi si fermano, come è successo all'UFM, è successo al Charlins, solo due sconfitte stagionali. È chiaro che il fatto che arrivi subito, dopo aver appena perso il primato per Monfalcone, è un segnale, no? Ovvero
se possiamo dire, se dovesse esserci una difficoltà in questa stagione per me vincerla Monfalcone, beh, insomma, fortunatamente subito mi danno una mano a non mettermi troppo in difficoltà. Sì, sì, psicologicamente aiutano situazioni del genere, perché vedi che appena incorri in una giornata negativa, in un errore, poi il tuo competitor, il tuo rivale, diciamo che eguaglia la tua prestazione negativa e fa pure peggio, quindi dal punto di vista mentale ti aiuta tantissimo. Ti aiuta, anche se si dimostrano ancora speculari queste due squadre. Una settimana fa il Cianis Muzzane vince a Corno, Peressini in protagonista. L'UFM vince con Godeas, è una squadra che fa gol e con Contento protagonista, ovvero dimostrano entrambe la grande completezza che hanno come squadra. Però Nicola, gente come Contento poi alla fine potrebbe portare ancora più punti magari di Peressini, cioè ancora più esperienza, no? Sì, sì. E sì, forse ancora più complessa. Cioè, se ragioniamo secondo i vecchi assunti, in base alla quale sei un buon portiere, un buon centravanti, hai già fatto metà squadra. Ce l'hanno entrambe però. Le hanno entrambe, però dovessimo ragionare su valori assoluti, adesso senza che nessuno se la prenda, se prendiamo i due portieri e i due centravanti, che sono tutti e due di grande livello, che hanno fatto tutti e due un sacco di gol, anzi, Pippo Fabbro ha fatto più gol di Godeas, però diciamo che lo spessore calcistico a livello di palmarès, di frequentazione, di buone abitudini o buone frequentazioni è diverso. Cioè tu hai in attacco, ti guida uno che ha fatto la Serie A, magari non l'ha fatta da grandissimo protagonista, però uno che ha fatto tanti gol in B anche. Eh sì. Ok, e nelle altre categorie ha fatto caterve di gol. Fabbro ha fatto qualche buona stagione in Lega Pro, in Serie C, insomma, ma non è stato a quel livello. È più giovane, ha segnato comunque tanto, eccetera, però a livello di mentalità, di spessore, di killeristing del momento e anche di capacità di trascinare lo spogliatoio, dal punto di vista del centravanti l'UFM ha qualcosa in più. È un UFM che ha ancora più... Cioè, ragioniamo comunque su alti livelli, adesso sì, non se la prenda Fabbro, però certo, dovessi scegliere io, sceglierei Godeas, ma perché il pedigree è superiore, insomma, ecco, questo è indiscutibile. Se dobbiamo guardare, dicevi, trascinare, no? C'è questa differenza, che Contento, l'abbiamo detto nella copertina, sa essere leader, sa essere guida, sa essere uomo gruppo, perché l'UFM, abbiamo detto, è Godeas, può essere a Campora, può essere tantissime cose, ma è anche Contento. In questo magari il Cianis Muzzane non lo vedi in Peressini, anche se è un buonissimo portiere. Sì, certo. L'UFM può essere Contento. Sì, non voglio questo fare troppa psicologia. Sì, 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 però anche questo valore aggiunto supplementare, no, legato prettamente non tanto alle qualità tecniche quanto all'esperienza del portiere. Cioè uno che ne ha viste di più, e quindi per forza di cose, anche perché, essendo due squadre molto competitive, la differenza si fa su un margine minimo. Eh sì. No? Non stiamo discutendo della differenza fra la prima e l'ultima classificata, ma anche perché, come dice il Trap, c'è più differenza fra il primo e il secondo posto che fra il secondo e il ventesimo, no? Fra il secondo e l'ultimo. Quindi, no? Su cosa vengono strutturate queste discriminanti, queste differenze, anche sullo spessore psicologico, umano, degli uomini che hai a disposizione. Eh sì. Ecco, Nicola, abbiamo detto della giornata che ha portato al cambio in eccellenza al vertice, merito di questo SM Gradisca, guidato dal giovane Campanella, che insomma lui le sue stagioni le fa sempre positive, ha alzato ancora più l'asticella con questi due bellissimi gol, il primo in particolare con Carlino. Un ISM che appunto è la protagonista della giornata, che ha vinto alla fine subendo, ma con la capacità anche di colpire poi a Carlino. Abbiamo visto una partita importante per una squadra che deve salvarsi. Come no? Come no? Un segnale fortissimo per quello che riguarda la lotta a salvezza, la vittoria dell'ISM, anche per le tempistiche, diciamo, con cui è arrivata, perché tutti e tre i gol, se non sbaglio, sono stati realizzati nel secondo ripresa, tempo, sì, nella ripresa, no? Quindi bei gol, esatto. Poi sai, 1-2-3, sei sopra di 3 in casa della capolista, insomma, anche riallacciandoci al discorso della mentalità, del livello
dello spessore psicologico, sarà una bella botta per i giocatori, sì, inconsciamente, perché ti dà il metro del fatto che, ok, hai i tuoi valori che magari sono inferiori rispetto a diverse altre squadre, però puoi giocartela con tutti se sei capace di fare una cosa del genere. Tanto più se in giornata, appunto, come abbiamo visto Campanella, che ha, lo abbiamo sempre visto, i colpi, no? È un giocatore giovane, adesso cominciano a passare le stagioni, sta diventando quasi una presenza fissa in eccellenza, insomma, e poi in quel senso si è svegliato dal punto di vista realizzativo, perché mi sembra siano i primi gol in stagione di Campanella. Adesso non vorrei, sbagliarmi, però non è un attaccante da doppia cifra, insomma, esatto, Campanella, esatto. Però sa fare gol importanti, prova ne sia questo. E poi, insomma, c'è anche un po' l'affermazione di Marco Rossi, che è arrivato in corsa sulla panchina dell'ESM e sta dicendo: eccomi qua, ci sono. Sono Marco Rossi. Mi fa piacere, perché con le cioè è uno che ha sempre fatto bene, un bravo allenatore, preparato, è uno fra quelli che sono più qualificati, perché ricordiamo che Marco Rossi è fra i pochi allenatori locali, insomma, ad aver fatto anche Coverciano, giusto? Sì. E in più con le donne sono... Ha vinto la panchina d'oro. Sono anni, soprattutto quelli di Tavagnacco, in cui in un certo senso era anche obbligato a vincere qualcosa, e qualcosa l'ha portato a casa, perché la Coppa se l'è portata a casa. Sono anni che l'hanno messo a dura prova, no? Perché sappiamo che con le donne adesso non si arrabbiano nemmeno queste, però dal punto di vista della gestione del gruppo è un po' più impegnativo che con i maschietti, no? E quindi ha fatto un po' tipo gli anni, adesso mi accuseranno di misoginia, ma sai, tipo un tempo i militari al confine i contributi valevano doppio, no? Quindi gli anni di Rossi, no, con le donne sono valsi doppio in questo senso. Sì. Mi è piaciuta la metafora. Abbiamo parlato di parate, di gol belli, allora ce li guardiamo subito in questa prima parte di trasmissione, perché insomma tra le parate non poteva non figurare quella magia, secondo me quel miracolo autentico che ha fatto contento. Insomma, è scontato che il primo posto sia suo, ma vediamo che nel completo il podio di questa settimana, le migliori parate. Insomma, Angeli, non c'erano dubbi, insomma, l'abbiamo già commentata. No, quella. assolutamente. È un piacere di vedere, perché insomma il gesto tecnico, istintivo, vale, molto valido, sì. Una curiosità, non posso farla figurare come parata questa settimana quella che ha fatto Caldato di testa, che ha salvato un gol sulla linea in Fagagna Brian, lo vediamo in copertura. Che vale come una parata, è diventato un portiere in pratica. Invece, tornando alle nostre terre, volevo segnalarla perché volevo quasi introdurre un giocatore, perché ha salvato letteralmente la sua squadra dal pareggio, sostituendosi di fatto alla Varoni. Però poi c'è anche altro, e c'è anche questo una parata che mi è piaciuta mettere, quella di Commisso del Rivignano, che in questo momento non ha un compito facile, quello di sostituire Gorgato, no? No, perché è manifesto che a Rivignano l'intento sia quello di vincere il campionato. Ormai, sai, sì. Ormai sì, insomma, io anche un po' di tempo fa, ma anche 2 mesi fa, avevo intervistato Varutti quando ancora non era ancora iniziata la fase di vittorie consecutive, sì, che poi ha portato al primo posto, eccetera, e fu schietto, insomma, senza nascondersi, disse l'obiettivo essere sicuramente, non disse primo posto, ma essere sicuramente tra i primi, quando erano un po' lontani dalle prime posizioni. E quindi l'obiettivo è quello, è tornare in eccellenza e giocarsela
contro quelle che sono le rivali accreditate, non ultima gli avversari di domenica scorsa del Flaibano, e subentrare. Dove ha dimostrato grande solidità a Rivignano, no? Perché pareggiato, quasi vinceva, non ha concesso nulla ai rossi, insomma sono bei segnali. No, bei segnali importanti. In più con le responsabilità nel caso di commisso che ti devi prendere e con le aspettative che si creano nell'ambiente, comunque sì. No, per quello che riguarda le tue prestazioni, perché comunque devi dimostrare di esserci. Non è un esordio di un portiere a metà stagione o a stagione inoltrata con la squadra di fatto salva, sai che giochi bene, ti porti a casa la pagnotta, sono tutti contenti, cioè devi vincere il campionato, quindi la pressione è ben differente. Nicola, parate, ma vediamoci anche i tre migliori gol. Non mancano le prodezze neanche questa settimana, una settimana dove abbiamo raccolto ben 18 sintesi, quindi insomma non mancavano le giocate, non mancava la scelta, ed ecco i primi tre, i migliori tre. Tra i tre cosa sceglieresti, cosa vuoi segnalare? Beh, visto il gesto tecnico, è difficile non dire Dino Shan del Cordenons, no? Anche se il gol ha generato un po' di dibattito e discussione. L'ho chiesto sulla nostra pagina Facebook. Sulla fanpage, io l'ho visto lì, insomma, chiaramente non essendo stato al campo. Chiaro. Dal vivo, no? Ma andava annullato. Non so chi fosse, Borsatti, forse saltava. Del tatto? Sì, mi pare del tatto. Sicuro? Ti lascio il dubbio, non ho controllato. Dopo 18 partite non sono riuscito a controllare, mi perdoneranno Borsatti del tatto, però può essere quello che ho sostenuto. Ok, quindi sarebbe da chiedere al difensore che è saltato, a parte che direbbe insomma che era da annullare, chiaramente. Chiaro, no? Insomma, perché tutto tu il mondo pensi? È paese. No, ci sta, perché dopo il gesto era almeno da vedendo le immagini, il gesto era pulito. Poi non puoi non dare gol in quell'occasione. È troppo bello. Dimostra di essere un attaccante importante, insomma, in questa eccellenza così. Ecco, vedi, ci sono i gol e Sei Fabbro. Li metto leggermente sotto, uno Xiang, non lo so, perché poi c'è anche Diav, insomma. Come funzionerebbe la classifica con questi quattro? Godeas fuori categoria. Sì, Godeas è fuori categoria. Forse ne parlavo con te già un po' di tempo fa. Vedendo, cioè, la grande differenza, a parte la velocità di esecuzione, che può essere per tutti insomma, più o meno assimilabile, se adesso ha la sua età anche, non è più come un tempo. Però quando vedi Godeas calciare, mi ricordo il gol... uno dei gol al Vesna, sì, a Santa Croce, calciando dalla destra, cioè spara un missile alle spalle del portiere, e a livello di esplosività sono cose che vedi solo nei professionisti. Infatti. Cioè, uno può avere un tiro secco, forte, nei dilettanti, ma vedendo lui, l'agilità del movimento, noti l'esplosività, noti a occhio nudo la differenza. C'è d'accordo. Poco da fare, perché vedi che uno... E poi insomma non mancano però i nomi, perché abbiamo detto Xiang sta dimostrando di esserci. Sì, sì. Poi c'è il solito Gregorutti, fra poco parliamo del Tolmezzo, che c'è il derby sabato. Con Gemona. C'è Diav che ha 14 gol in campionato, appunto, c'è Fabbro del Cialdini, insomma scelta vastissima. In promozione abbiamo visto questo bel gol anche di Lani del Ronchi, che vince nella Tana del San Luigi non da poco, altri gol bello e prezioso. Altro risultato importante per sistemare un po' una classifica che aveva bisogno, che piangeva, no? Beh, diciamo che non sorride adesso, no. Però fino
sabato piangeva abbastanza, adesso... E Ronchi, che ha questo Lani, che è un giocatore molto interessante, comunque prende, si accentra e scarica col sinistro l'angolino. Beh, per me è una bellissima giocata, insomma, sì, meritevole. Sì, adesso, sì. È una cosa che piace negli ultimi anni, no? Quando si era perso un po' anche a livello professionistico il ruolo del giocatore che parte dall'esterno e si accentra, poi è tornato un po' di moda e chiaramente con... adesso, mi ricordo che Pistocchi una volta paragonò Cerci a Robben e tutti risero tantissimo, no? Quindi non voglio assolutamente fare un paragone di questo tipo, però sai, l'alto livello influisce un po' non sul... per andare a Robben, ecco, Cerci ha quella giocata lì, ecco, del, siccome Scimiotti un po' la TV sia per quello che riguarda, cioè la TV, il professionismo, essendo drogati di TV a livello professionistico invasi, guardi quello, Scimiotti il look, ma anche certe dinamiche come è vero, come ma ormai giocate, grazie, no? Da tutto campo di dilettanti in gol possono vedere tutto, anche tutto i dilettanti, perché insomma c'è una vasta gamma di gol e di giocate in promozione. Poi devo fermarmi per entrare nella seconda parte, che sarà ovviamente un po' più breve, perché è da un bel po' che chiacchieriamo volentieri io e Nicola Angeli, il nostro ospite di stasera. Ecco, prima della seconda parte, che andrà ad analizzare quello che accadrà nel fine settimana, quindi ci inoltriamo nella prossima giornata di campionato. Ultima parentesi, perché questa giornata ha detto alcune cose importanti, ovvero che saltano le panchine anche nel girone di ritorno, si riprende con questa morra degli allenatori, esonero tra Canelli e Bannia e al suo posto Giovanni Esposito, ex Sarnese, Muzzano e San Vitese, e poi si è dimesso invece Lorenzo Berlasso. Lo abbiamo intervistato sul sito www.tuttocampo.tv, il nostro sito dove trovate gol, immagini, trasmissioni eccetera, e c'è proprio una bella intervista dove si apre a Simone Fornasiere. Noi abbiamo riassunto rapidamente titolando la resa del Berla, che un po' si arrende dicendo: ecco, eravamo come un computer impallato, dovevamo resettare e quindi serviva una persona nuova. Io adesso mi metterò a studiare. Ma l'ho letta l'intervista. Letta. Sì, mi è piaciuto. Amo quel passaggio troppo lì, questo maledetto sport. Quel passaggio, cioè, gli rende merito al fatto che si mette in discussione dal punto di vista della preparazione. Sì. Ora, non lo so, diciamo che se analizziamo il mero risultato, quelli degli ultimi anni non gli danno ragione, anche se va detto che insomma non ha avuto squadre molto competitive fra le mani. Lignano è stato insomma, suo, no? Poteva farcela, salvarla, poteva farcela e non ce l'ha fatta, in quel senso è stato un po' fortunato. Però mi è piaciuto il fatto che pensasse, cioè che pensi in cuor suo, si capiva, si leggeva fra le righe, probabilmente di non essere sufficientemente preparato. Allora cosa dice? Studio, mi preparo, mi aggiorno e torno più forte di prima, e questo insomma va. La persona nuova indicata che diceva Berlasso, la Torrenese l'ha trovata in Lauro Vosca, questo nuovo allenatore. Attenzione, la Torrenese non vince da ottobre con la Valnatisone, quindi insomma ci saranno le colpe di Berlasso, ma insomma non penso solamente questo. No, lavoro non no, facilissimo no. Per Vosca. Come non è facile la situazione della Cormonese, che non vince da novembre. Insomma, da troppo tempo devono correre, non poi, c'è più tempo. Voglio dire, la squadra non ha avuto innesti di spessore, Gasci sì. Che faceva gol l'anno scorso non c'è più. Cioè, non è facile, no. Insomma. No. Voglio dire, adesso se pensi alla Torrianese, è una squadra che storicamente ha fatto sempre al massimo la prima. Quindi l'anno scorso fu una grande stagione in promozione, l'entusiasmo, la sorpresa. Se però la squadra è più debole di quella dell'anno precedente, cioè non è facile insomma, no? Per nessuno, ma anche per la stessa dirigenza si vede che quello è quello che potevano fare a livello di uomini anche, insomma di coinvolgimento dei giocatori, quindi... E quindi ci sta, insomma, ci sta. È arreso in questo momento che Berlasso, come abbiamo detto, la sua resa, che però denota anche grande capacità di analisi, dopo, come abbiamo detto anche nelle sue parole. Noi ci fermiamo, dopo questa ampia analisi di quella che è stata la seconda giornata di ritorno con i temi più importanti, pubblicità, poi piccola pausa, poi torniamo, ultima parte di A Tutto Campo, e guardiamo cosa succederà la terza giornata di ritorno, perché ci sono le sfide più importanti. Fra poco il meglio deve ancora venire. E continua Tutto Campo, il meglio, come detto, questa settimana collocazione oraria particolare con Nicola Angeli, nostro ospite, giornalista del Gazzettino, Udine Today.
quindi facciamo un po' di pubblicità anche benissimo alla sua attività, no? Insomma, così lui poi farà pubblicità anche al mio nuovo sito, visto che il suo va benissimo, no? Per forza. L'ho appena l'ho annunciato prima, insomma, al di là delle battute, Nicola, abbiamo analizzato ampiamente la giornata e adesso invece dobbiamo concentrarci sulla prossima. Proprio sul sito di A Tutto Campo avevamo già proposto un articolo scritto da Massimo Licenta che si occupa della comunicazione del Tolmezzo, che tratto proprio dal sito del Tolmezzo. Sul derby. Sul derby, no? Che parla perché chiamarlo derby, perché Gemona e Tolmezzo sono vicine ma poi non così attaccate, no? Però spiega perché questo derby è sentito, per mille motivi, perché si incrociano tante dinamiche territoriali, perché da sempre sono unite per quanto riguarda lo sport, ma anche per quanto riguarda per esempio i destini dell'ospedale, insomma l'ospedale di Tolmezzo, l'ospedale di Gemona, insomma ce l'ha spiegato un po' Massimo Licenta, che è davvero bello, un articolo che vi consiglio di leggere. Nicola, è derby però questo ormai a tutti gli effetti. Sì, sì, per forza, anche perché non corrisponde come accade per altre parti d'Italia che i centri più grossi della provincia abbiano anche delle squadre rappresentative. Codroipo non ha una squadra che fa l'eccellenza, Palmanova non ha una squadra, Cividale nemmeno, insomma, no? Se non è centrato. Anche perché il Foro Miuli è più Gagliano, no? Esatto. Eccetera. Quindi fra due cittadine dell'Alto Friuli che sono popolose anche che possono essere un riferimento per il loro territorio, sono al massimo campionato dilettantistico regionale, sono relativamente vicine, quindi anche in questo senso sono le realtà, se facciamo un rapporto popolazione-valore calcistico, forse quelle che se la cavano di più dopo il professionismo. È sparito anche San Daniele, sì, altro motivo. Esatto. E allora noi in questo servizio riassumiamo qual è la storia del derby in eccellenza delle ultime 5 stagioni, perché da 5 stagioni ormai che c'è questa sfida tra Tolmezzo e Gemonese. Vediamo. A Gemona arriva il Tolmezzo ed è quindi tempo di nuovo di derby. Quinta stagione consecutiva, da quando i collinari hanno rimesso piede in quell'eccellenza comoda da anni invece ai carnici. Un derby tabù per la Gemonese fino al 14 aprile 2013. Ma andiamo con ordine. La Gemonese nella stagione 2010-2011 ritorna in eccellenza a suon di record, guidata da Pino Cortiula, ex mister di quel Tolmezzo fortemente longevo in categoria, caratteristica che il club giallorosso vorrebbe a tutti i costi emulare. Primo anno di derby, 2 pareggi, 2-2 all'andata a Gemona, 0-0 il ritorno a Tolmezzo. I carnici di mister Maisano nella stagione seguente vincono 2-1 al Simonetti, mentre si accontentano ancora dello 0-0 in casa. La prima vittoria casalinga del Tolmezzo arriva il 1 novembre 2012 grazie al gol di Corradazzi. Nella stessa stagione però si sblocca anche la Gemonese di Cortiula. Dopo 3 pareggi e 2 sconfitte si prende una sonora rivincita battendo i cugini 3-0. E da lì Cortiula segna il suo record, vincendo altri 2 derby il campionato seguente. 2-1 a Tolmezzo con gol decisivo di Rossi ed errore dal dischetto di Gregorutti e 1-0 a Gemona con la firma di Serafini. In questa stagione all'andata ha deciso invece un rigore, stavolta siglato, di Gregorutti e Bacio Damiani ha riportato tutto in parità. 3 pareggi e 3 vittorie ciascuno. Sabato alle 15, altra sfida di un derby ormai diventato un classico per l'eccellenza. Ma mai come oggi la Gemonese deve vincere, perché se mira alla longevità del Tolmezzo, questa è la stagione della verità. Dettaglio che va anche oltre al derby. E allora Nicola, tutto in parità, 3 vittorie Tolmezzo, 3 la Gemonese, 3 pareggi, esclusa la Coppa, abbiamo fatto il riassunto del campionato. Questo è il titolo che vi proponiamo però, come abbiamo chiuso dal servizio, il derby tra
fascino e necessità, perché poi, Nicola, c'è la necessità di classifica, il tuo mezzo che non, nel 2015 non ha ancora vinto, la Gemonese che naturalmente quest'anno lotta come non mai forse per salvarsi. Sì, come non accadeva da tempo. Sì. Quindi c'è tanta necessità. Più che colore in quel senso lì. No, il fascino rimane inalterato, anzi viene alimentato anche dalla logica del mors tua vita me in questo senso. Certo, sì. Prima si parlava di bomber, è scontato, però la differenza in questo senso potranno farla gli attaccanti delle rispettive squadre. Monnels, no? Monnels da una parte, che all'inizio soprattutto aveva iniziato molto bene, poi si è un po' fermato, insomma, però secondo me comunque può ancora dire la sua nel campionato di eccellenza. E dall'altra parte uno che non ha bisogno di giustificazioni quando si tratta di discutere di palle messe in rete, che è il Grego, che è una sicurezza in quel senso, no? E quindi, sì. Ecco, la Gemonese in questo momento, Nicola, ha più necessità, no, del tormezzo, che però non deve prendersela neanche lui troppo comoda, visto l'ottimo girone di andata, vero? Perché insomma la salvezza è ancora da conquistare, oppure secondo te il tormezzo avrà vita facile, può star comunque sereno? No, può avere vita facilina, però sai, le distanze non sono così consistenti da poterti rendere la vita agevole, insomma. Comunque ci devi, e poi diciamo che il tormezzo può andare bene anche il punticino, sì, no? Sì, ma è vero che vincere aiuta a vincere, però se non vinci da tanto tempo ti dimentichi anche in un certo senso come si fa, e poi rischi di creare, di alimentare situazioni che poi diventano irreversibili. Quindi può andare bene il punto, però è ora che i rosso-azzurri riprendano anche a vincere, perché altrimenti ne hanno necessità anche loro, come dicevamo nel nostro titolo, con Damiani e Pittilino a confronto. Bacio Damiani e Pittilino, la loro prima esperienza, per il momento una vittoria per Bacio, il pareggio all'inizio stagione in Coppa, e quindi mancherebbe solo la vittoria della Gemonese. Chi lo sa, tu come la vedi in questo momento, chi vedi favorito? Dovessi giocarmi un euro, lo giocherei sul tormezzo. Comunque sul tormezzo? Sì, lo giocherei comunque sul tormezzo. Perché questa stagione lo vedi comunque più... Sì, è più competitivo. Più competitivo. Sì, sì. Ecco, questo è insomma l'incontro principale, l'abbiamo analizzato anche col servizio, ma Nicola, ti propongo, e propongo anche ai nostri spettatori come sempre, quello che è la panoramica del fine settimana, come diciamo sempre, il meglio della prossima giornata, con il derby della montagna su tutti, il derby dell'Alto Friuli, Gemonese Tormezzo, ne abbiamo discusso, ma poi attenzione, giornata interlocutoria un po' per l'eccellenza, in promozione interessante Porcia Rivignano, l'abbiamo sottolineato, Teor Flumignano, e in promozione Girone B Sevegliano Cervignano. Ebbene, abbiamo parlato di Rivignano, va contro quel Porcia che arriva alla vittoria sul Fiume Veneto Bannia. Conta questa partita? Per chi? Conta, il Rivignano, che deve dimostrare di più, perché deve dare un altro segnale da primatista, sì. ci vuole un tipo di prestazione di questo tipo. San Antonio Porcia, galvanizzato dalla vittoria sul campo della comunale Fiume Bannia, insomma, può... È interprete di una buona stagione, però è Rivignano che deve dimostrare di più, insomma, rispetto alle due. L'altra parte del nome comunale, Teor, no? Rivignano, sì. Teor ha bisogno di punti di salvezza. C'è Teor Flumignano sabato in anticipo, come Gemonese che Tormezzo, che si gioca sabato alle 15, Teor Flumignano sabato alle 14.30. E insomma, se vuoi salvarti... devi portarla fuori in questo caso. Sono partite da vincere, sì. Sono partite da vincere, sì.
perché poi si spera, si parla, ma vediamo, queste qua sono le partite. No, sono partite da vincere, okay. Per forza, per il Teor, non dico che sia l'ultimo appello, però siamo abbastanza importante. Vicini, no? E sarebbe importante portarla fuori per i giallorossi. In promozione Girone B c'è Sevigliano-Cervignano, che è un po' un derbino, no? Anche questo, in una promozione Girone B fortemente triestina, quindi soprattutto per quello, due squadre che stanno cercando la posizione playoff, insomma, una o l'altra in questo caso. Chiaro. Non vedi spazio per tutte e due, è difficile. No. Derby anche di colori, no? Sì. E se dovessi dirmi chi ti potrebbe convincere di più, ma difficile... Ma qua mi gioco una fish su Ale Orlando, insomma. Forse il suo anno. Quest'anno è un po' cambiato il Sevigliano. Ma sì, sembrano un po' più concreti rispetto all'anno scorso. Sì. Sta facendo un buon lavoro. Buon lavoro. Perché semifinale di Coppa Promozione più questa posizione playoff non è... Sevigliano quest'anno non sta pensando almeno alla salvezza, questo no, è successo. No, infatti l'anno scorso ce l'ha avuta un po' più impegnativa, difficile. Sì. No? Con Nicola Angeli abbiamo analizzato quindi questo giovedì, che va in onda anche di venerdì alle 22.45, quello che è un po' l'approfondimento del calcio dilettantistico. Quale andresti a vedere, anche se tu poi... tanto domenica non c'è l'Udinese perché gioca lunedì con l'Empoli. Gioca lunedì con l'Empoli. Andrei a vedermi il Rivignano. Comunque perché... Rivignano. Okay. Non il derby, ma puoi fare tutti e due, sabato Gimonese e domenica Rivignano. Invece lunedì c'è Empoli Udinese, quindi approfitto per ribadire che la trasmissione Dilettante in Gol andrà in onda a seguire lo speciale dedicato appunto al posticipo della Serie A, che vede coinvolta la squadra bianconera. Su Udinese Channel naturalmente spazio all'analisi del match. Chiuso appena conclusa la trasmissione andrà in onda Dilettante in Gol. Per quanto riguarda Tutto Campo è tutto, ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie Nicola Angeli. Grazie a te Massimo e saluti a tutti. E adesso Tutti i Gol della seconda giornata di ritorno. Ciao. You call me
drinking glasses, neon lights and daytime TV. And then you shout out as loud as you can, with broken dreams on pillows while you're faking a tan. And you can smoke some, a happy parade, and through the mist I pinch your fist at five I get paid. And then your eyes shut, but you can't now see, cause you know you got the mouth. We can't.